passerà lei. Tutto bene? Tutto bene, sì. Mi fa piacere. Oggi non ci siamo visti mica tanto. No, ci siamo visti solo a cena È e poi vero. basta. E poi abbiamo diradato gli incontri. Come mai? Meno male che c'è questa riunione adesso. Riunioni sindacali. Sì, dai, sindacchiamo, sindacchiamo. Dai, stasera deve essere una serata un po' allegra, mi raccomando. D'accordo? Elisa, buonasera. Non vedo dove poter entrare nella tua cosa qua. Qua. Eccolo qua. Schiscia. Buonasera. Elisa, nevica, eh? Visto che roba. Non qua a Milano, è lì da te. È incredibile, guarda. Già il 1° di novembre. Festa, ha voluto nevicare. Patrizia Di Marzo, buonasera Luciana e Davide, Ah, buonasera a buonasera te. Patrizia. Ciao cara. Che Ma perché sei nata a marzo? Che battuta. battutaccia. E se nasceva magari a giugno? Dai. Patrizia di giugno. No, è il suo cognome Lo questo. so. Giorgia 2.0, buonasera Davide e Luciana, come state? Bene. Elisa, non voglio la neve, domani devo partire in vacanza. Ma tu. Ai ai Ma dove che ai ai ai. vai? Ciao Desiree, dove vai di bello, Elisa? Vale il signore Sto notando Elisa? che stanno crescendo i capelli, eh? Dove vai, Elisa? Dove vai? Dove vai? Due te Ma non hai la figliola che va a scuola? Può saltare la scuola? Non ho bene. Lui capito. sa che non vedo. Non sto leggendo più nessuno. Non c'è nessuno? Mi sono fermato a Desiree, basta. Anch'io, 19 persone presenti. 19, 14. vedo. Ragazzi, come state? Un saluto alla signora Luciana. Stiamo bene, grazie. Desiree Patrizia Di Ferrante, Marzo, ciao aspetta cara. che nelle lettere devo litigare che mi chiamano Di Marzio. Guarda, miseria. Poi ce ne sono anche quelle col cognome per colpa del telefilm Morro. Morro. Vabbè, oh, ma se tu fai Di Marzo. Ma comunque sui cognomi sbagliano quasi tutti, eh. Sì, anche la Anche sul Chiara. mio, eh. Di Adalda, buonasera. Elisa, il mio ragazzo mi ha fatto una sorpresa e ha invitato me e nostra figlia a 3 giorni in spa. In Alto Adige non c'è scuola per tutta la settimana, dato che abbiamo iniziato una settimana prima di voi. Ah, ecco, ho Ah, quindi il tuo capito. ragazzo con la tua figliolina è andata alla spa. Bello. Divertitevi. Ma quanto state via? Ah Beh, 3 giorni. no, sì, 3 giorni. 3 giorni spa, Bello però, sì. è super rilassante. Ma sapete che io non lo sapevo, perché a parte quando mia moglie è stata invitata a Barbara D'Urso, ma non sapevo che c'erano le spa anche a Milano. No? Ah no, io mi sto confondendo con le terme, scusatemi. Patrizia Di Marzo, sì, incredibile, ovunque vado devo trascrivere l'errore. Fairi, ciao Davide e Luciana, ciao a te. Ciao. Invece no, la spa no, io voglio andare alle terme. Ma se non lo sono capito Le terme male, di Caracalla mi ispirano, chissà ma perché. ci sono anche ovunque le Sì, terme. sì. Ma dice Chiara, se non ho capito male, che non gli piaci. No. Beh, forse è un ambiente da persone che hanno una certa età, credo, vanno Perché alle terme. ti rilassi. Elio, ciao.
La spa, che poi neanche la spa sia tanto bella, eh. Perché? Ma perché alla fine, cioè, l'unica cosa bella della spa è il massaggio, quando ti fanno i massaggi. È un toccasana, secondo me. Infatti vedevo Chiara che si rilassava. Allora, fai, da vedere, qui vicino a me ci sono quelle pre-signed di dare San invidia. Didier in Val d'Aosta. Cosa vuol dire pre-signed? San Didier sarà il posto pre San Didier, il Ciao paese. Rachele, buonasera. Ah, ciao Rachele. Oh, sto notando che c'è dei ciuffi ribelli. Come me siamo appena in 28, ragazzi. Ma tu hai iniziato a quest'ora, di solito si aspettano le tue live verso mezzanotte. Sì, tutto bene, Noemi. Sì. Allora, Patrizia Di Marzo, ho rivisto quel video, quante risate in anteprima della D'Urso. Allora, pistacchio, ciao Davide, se avessi un budget illimitato, quale viaggio ti piacerebbe fare? Ti dico la verità, non lo so. Fire è il nome delle terme, Davide, sono molto belle, fa il bagno all'aperto con vista sui monti. Ma non fa freddo? Ma sarà riscaldata l'acqua, credo. Live di nicchia stasera, cioè? Live di nicchia stasera, cioè piccolo gruppo Ah, riservato. comunque se avessi un budget illimitato non so che viaggio. Penso che farei non un viaggio, ma tanti viaggi. Buonasera, dai, signora Luciana. Ciao Esma. Perché Ciao Esma. alla fine se uno ha un budget illimitato non fa una meta, ne fa tante. Elisa, mia figlia non vede l'ora. Lei è un pesce e mi. Vivrebbe dentro all'acqua, infatti quando ho visto la neve si è intristita per la paura di non partire, per fortuna oggi abbiamo cambiato pneumatici, fatto bene. No, Monica, noi abbiamo solo la doccia, non abbiamo la vasca da bagno. Ci No, si vorrebbe. poteva fare, ma abbiamo preferito no, Ma è perché più secondo me la comoda la doccia, io doccia. preferisco la doccia. Io ho avuto doccia e ho avuto vasca. Diciamo che la vasca, sapete quando uno proprio affronta di quelle giornate, ti butti dentro e ti rilassi. Però la doccia è più veloce, più pratica, non so. Io preferisco almeno che avessi tutte e due, allora fare tutte e due anche. Sì, avendo tutte e due, ma così, avendo da scegliere, scelgo la doccia. Doccia tutta la vita, ragazzi. Poi c'è chi c'ha la doccia e la vasca, fai, io non vedo l'ora che nevichi qui. Da te in Piemonte, spero che anche gli altri siano contenti, perché insomma la neve sì, fa piacere per chi va a Allora, sciare, ma magari nelle città non lo so. Patrizia Di Marzo, tra te e quella lì, ho visto un'intervista da te, Chiara, e io pure ho conosciuto il mio secondo marito, però guarda, non fare nomi di quella gente lì, soprattutto di quel personaggio lì. Aspetta un attimo, Davide, posso farti una domanda inerente al tuo lavoro? Sì, la cosa migliore è avere sia vasca che se si ha le possibilità e lo spazio, sì, io preferisco la doccia, però ogni tanto un bel bagno caldo ci vorrebbe, soprattutto dopo una giornata stressante. Con i sali sono d'accordo. Sapete quei sali, quelli lì che. Elisa, io ho la vasca al piano di sotto e la doccia al piano di sopra, ma giuro che non sono mai entrata in vasca. No, Ma Patrizio lo stesso, tanto. guarda, se non ne parli mi fai una gentilezza. Guarda, ti rimuovo con. Ah, grazie Patrizia, grazie mille che hai cancellato. Grazie mille Patrizia, non mi piace Brava. parlare di.
di quella linea specialmente. Anna Cucù, ciao, ciao. Ma chi è che mi doveva fare una domanda inerente al mio lavoro? Chi è? Ah, Diadada, Monica Supersonic. No, Diadada. Diadada, sì. Starà scrivendo, diamole il tempo. Ok, vediamo cosa vuol Intanto dire. faccio una domanda, chi ha visto il mukbang dove non siamo riusciti tanto a ridere perché eravamo... Ah, Patrizia Di Marzio, sì, volevo parlare dell'amore e della coscienza, Nella conoscenza coscienza. sul sito. Aspetta un attimo, Patrizia Di Marzio, eh. Tutti auto... Cos'è? Autogrid... Non ho capito. Tutti auto... Autogestisci sarà forse. Decidi tu se prenderti ferie, sì, o sei gestito, no, 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 io e mia moglie siamo da soli. Se noi vogliamo fare, se io per dire domani non voglio fare niente, non lo faccio. Se io, ce lo gestiamo noi il nostro lavoro. Ah, parlo di un mukbang. Qual è il Sì, quello mukbang? che abbiamo fatto stasera. Ah, quello che abbiamo Sì. mangiato? Ah, guardate, abbiamo mangiato d'incanto stasera. Ma io non ho capito comunque. Allora, Patrizia Di Marzio, sì, volevo parlare dell'amore e della conoscenza sul sito, ma mi fa una domanda un po' più precisa, gentilmente. Grazie che l'hai visto. Calmeggiasse anch'io, sia doccia e vasca, alla fine però la doccia è più veloce, infatti, più pratica. Inverno, però qualche bagno caldo, sì, in effetti. Con oli profumati, no, io non ho visto. Sì, Patrizia, il buon merluzzo, il merluzzetto che era proprio una Sì, squisitezza. Marco Castiglioni, ciao Davide, buonasera. Come state? Bene? Ho visto un ben buonissimo, grazie. Ma tutti quei buoni dolcetti di alumi, come fai a resistere? Resisto. Anzi, io dirò, più ne hai alla portata e più ti viene la nausea, no? Guarda, io quando ho fatto i video assaggi, chi l'ha visto, ne ho mangiati allora, uno abbiamo fatto metà, no, di due tipi abbiamo fatto metà mia moglie, ma dopo un po' tiene la nausea. Sei bravissimo Davide, sei bravissimo Davide, continua così, diventa ancora più bello. Grazie Marco, ma lo faccio per il mio Ah, vi è piaciuta fisico. la nostra cena? Ah sì, replicheremo Allora, con qualcosa d'altro le di coste non le ho similare. mangiate, anzi pensavo fosse carne di... No, 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 le coste è una verdura molto buona e non Veramente ci vuole una. neanche tanta cucina. A che ora l'ho messa su? Ma neanche 20 minuti, è Alle tipo 7, alle 7 penso. 7:10, ecco. Allora, Patrizia, mio... No, mo niente di che, lì come siete conosciuti di Chiara, ho conosciuto mio marito sullo stesso sito qui. Anche noi ci siamo Sì, conosciuti. Paola, ciao. Stiamo bene, tutto ok? Allora, Beata te che hai fatto una bella cena ciao d'anniversario. Paola, auguri per il tuo anniversario. Elisa, nevica ancora, siamo già a 15 centimetri, spero veramente di riuscire a partire. Ma sì, dai. Farò parlare. Ma infatti Marco Castiglione, io ho deciso di mettermi a dieta, non perché avevo, cioè, l'eccesso di troppo dalla pancia del grasso, ma perché comunque seguendo una dieta mangiare sano così ti aiuta anche il tuo metabolismo, il tuo corpo non per dire adesso mi fa male la schiena, lo sai il Quinto Max, però una volta che si raggiunge il peso che si vuole raggiungere ci si sente veramente Sì, bene con se calmagesso, le stessi. coste sono le bietole. In Liguria le chiamano bietole. Ah, sulle bietole? Sì, le Non lo chiamano sapevo. in Liguria così. Allora, Esma, dopo aver partorito il secondo figlio, ero arrivato a pesare 97 con tanta forza di volontà. Beh, 97 non è che tanto, però, eh.
E beh, insomma, neanche poco. Però dopo il secondo parto, E beh, dopo 7 anni adesso pesa 60, pensa te che perché si vede brava. che o l'ha fatto dopo, io ho fatto la sleeve, ora sto benissimo, ma ho le braccia a sciarpa. Ma quando fai quegli interventi lì, purtroppo devi ricorrere alla chirurgia plastica, Pistacchio, avrei mai pensato di incontrare l'amore della tua vita su un sito di incontri? No. Chiaretta L'ho non lo mangiato so. con lui, no, perché lei ha mangiato la pasta con ragù. Dalle Luciana, fatemi un in bocca al lupo, settimana prossima devo fare un'operazione al piede. Oh, santo Tocca cielo, che rimanere a casata per qualche settimana con le zampette a zampette. scaricare. Ma vedrai che andrà tutto bene, non ti Sì. preoccupare. Come fai a vedere tutti? E sarà Patrizia? Di Adada. Patrizia mi segue su Instagram e che ne sai che io le mando le foto in privato, le Ma sì, 97 kg per noi 58 era tanto, in effetti, Però io sì. non giudico mai, dico, finché non vedo la persona, non sono un dietologo, cioè una persona può pesare quello che pesa, ma se la dieta la vuole fare per gli altri è una cosa assolutamente sbagliata, se la vuole fare per se stesso, tanto di cappello. Marco Castiglione, dato credine negli esseri mitologici, io sono appassionato, sai che non so cosa sono, ti dico la verità, sarò Ebbene, ci sta ignorante. accennando le sirene, i miti greci, così dei. Ah, non tanto. Che Le cosa? dietole sono buonissime. Sì, però non la barbabietola. Ma no, è un'altra cosa la barbabietola. Le coste, che qua si chiamano coste, sono veramente squisite. Paola, secondo me l'importante è piacersi, poi ovviamente il peso quando diventa eccessivo è importante perdono soprattutto, Certo. ma infatti per la salute. Ah, tu vorresti essere un tritone. Senti, accontentati di essere Marco e Che non cos'è un accontentati. tritone? È una. Chiediglielo. Che cos'è un tritone, Marco Castiglione? Comunque anche questo era un mito, anche Tritone. Ah, il maschio delle sirene? Non lo sapevo. Un sirenetto. Ma sai che carne e gesso, gli spinaci fanno sì bene da una parte, ma malissimo da altra. Ad esempio, per chi ha avuto come me un po' di gastrite, oppure come si chiama quello che ho avuto io, ulcera, gli spinaci sono un veleno, Allora, veleno. sì, però una volta ogni tanto, No, io non li mangio tu più, non li puoi proprio non li posso mangiare. proprio mangiare perché mi fanno proprio molto male e il ferro lo ricavo da altro, perché gli spinaci, per chi ha avuto ulcere, fanno Che malissimo. poi gli spinaci sono fetenti perché tutte le verdure, cosa fanno? È come una spugna, assorbono tanta acqua. Sì. Gli spinaci, però, il doppio, perché quando meglio un buon Big Mac. Io sono a dieta, no. Stavo dicendo, gli spinaci quando si scolano bisogna fare attenzione, almeno bisogna lasciarli lì e poi schiacciarli con la mano perché se voi li schiacciate scende ancora più acqua. Come Sì. la zucchina è piena d'acqua. Wilma, la suocera, buonasera da Luciana, buonasera, come stiamo? Bene, Marco Castiglione, anche se le sirene sono dei miti, in realtà ci sono umani nati con la coda. Guarda, Marco, se ti piacciono le sirene, ti consiglio di guardare le serie TV H20, non so come si pronuncia, è un po' tenne ma carina. Con la coda di paglia. Come è possibile?
Nati con la coda, dice Marco Castiglione, e lei replica con la coda di paglia. Ma com'è possibile con la coda? La coda di paglia è una cosa finta, no? No, la coda di paglia lo so quando si dice, ma è la coda di paglia? Cioè, appunto, dici un'eresia. Allora, Wilma, signor Luciano, ho visto la Sì. neve su Instagram. È un modo di dire da... No, ma la coda di paglia lo so, dai, è quello sì. Marco Castiglione, ma no, Monica, intendo con la colonna Non sapete che vertebrale qua stiamo allungata. facendo quasi uno studio approfondito sulla virgola, il punto e virgola, cioè su una misera parola la andiamo a analizzare come se fossimo dei linguisti. Mamma mia, ma Infatti, qui da me lasciamo perdere tutte piove, queste cavillosità, per infatti, favore. qui da me piove, ma fa freddo chissà. Allora, sì Davide, sì, ho capito che è una malformazione genetica. Paola E difatti, io conoscevo una ragazza che era nata Dada, avevo con questa sentito la storia di difficoltà. una bambina. No, però non parliamo di queste cose, dai ragazzi, non sono neanche belle perché sono malformazioni. Qui dove sono io ancora clima primaverile, ma qua ha piovuto, allora, ha piovuto sabato, Ebbè, anche no, ieri. diciamo che sono 2 o 3 giorni, adesso ho smesso, Ma oggi è stata una giornata ieri, cos'è stato? bagnatissima. Ieri che pioveva tantissimo, ha piovuto tantissimo, Anche l'altro ieri, oggi. sì, poi si è calmato. Qui dove sono io il Invece in clima è, montagna c'è la neve se dovessi in Alto Adige. scegliere, se dovessi scegliere di avere dei poteri, quali vorresti? Ma secondo me, ma guarda, non ti posso dire no comment, ma non mi interessa. E avere dei poteri. Tu, Marco, che potere vorresti avere? Io vorrei avere il potere di non aver potere, perché a volte è molto bello non assumersi responsabilità, ti pare? Ma poi mi Perché chi ha il boh. potere deve essere anche molto responsabile, prima di tutto, o no? Sì, ma poi dai, che Devi dare potere, non è che l'esempio. siamo. Io vorrei essere una strega così posso diventare anche una sirena. Marco, fai domande più belle, dai. Mi sembrano. Che poteri? Paola, certo Dado, sono cose tese per i genitori. Avevano usato la storia per sensibilizzare rispetto alla sua disabilità, A te allora piacerebbe essere i invisibile? messaggi di Non speranza. è male questa Ma cosa. quello mica è un potere, no? E beh sì, diventi invisibile, mica tutti ce l'hanno. Paola, da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Difatti, cosa dico? Sharon no, non ha il tempo. Ha il lavoro che la impegna quasi 20 ore al giorno, si può dire. Beh, però adesso che ci penso, essere invisibili puoi fare un po' di cose, nel senso spiare. Beh, essere visibili vuol dire che tu puoi Io vedo gli vedere e altri, non gli essere altri non vedono visto, me. ecco. Allora, NR, potere di poter essere chi si vuole anche per prova, cambiare e scambiare come meglio si crede. Io vorrei avere il potere di guarire tutti i Giorgia, bambini leggere che. nella mente non è molto difficile, sai? Se liberi la tua mente, riesci a leggere nella mente degli altri. Prova. Allora, Esma dice: io vorrei avere il potere di guarire tutti i bambini che stanno male, mi fa male il cuore vederli star male. Questo è bello, Questa è una questo. bella cosa. Il leggere nella mente, guarda. Non è Come ha detto mia difficile. suocera, tante volte basta guardare negli occhi una persona perché Eh gli occhi sì, lo sono lo specchio. specchio della verità di una persona. Paola, Vero che è Dado, pensa che il possibile. teletrasporto potrebbe portare Chiara dove le serve, poi sì, facciamo un tocco e fuga.
Marco Cassignone gentilmente parla, cioè no, non so no, che cos'è. Però Reiki l'ho sentito e mi sembra una teoria, diciamo, quasi anche molto molto valida. Ciao Però non l'ho messo Francesco. mai in pratica. Allora, Patrizia Marzo, io peggio di te, di The Mentalist, che in tranese ti ho fatto già la fotografia. Sì, vero Patrizia, le persone a volte, Basta ma sai che guardare. basta guardarle non solo negli occhi, ma anche nel tratto, perché se uno studia, ad esempio, per diventare un investigatore, Ciao quelle cose, Fabio. gli insegnano anche i tratti del viso, a volte ti danno l'esatta misura di chi è una persona. Buonasera, Purtroppo non ti Bufatore. ingannano i tratti del viso, o no? Le espressioni, queste cose, non puoi inventartele quando non ce li Io hai o stasera, ragazzi, quando ciò. ce li hai. Non puoi mascherare la cattiveria quando gli occhi sprizzano ira. Hai capito? Ci sono. Marco che si improvvisa in Luciana, infatti da dove si vede che gli occhi che è sincero e puro. Ti ringrazio, Patrizia Di Marzo, è un ciao in indiano, il significato. Di Namaste. Buonasera Volpe Impagliata, Francesco come state? Bene, ho visto il video del mukbang, l'ho adorato anche noi. Grazie Eustachio, perché... se poteste incontrare un personaggio A me piacerebbe incontrare te, importante, Pistacchio, sia vuoi del passato saperlo? che del presente, chi sarebbe? Io vorrei incontrare te, Pistacchio, a vedere che tipo sei. Ah, del passato, del presente ce l'ho in casa, mia moglie. Ah. Nel passato. Beh, nel passato io Maria Teresa di Calcutta vorrei incontrarla, sulla mia strada proprio, la vorrei trovare proprio e Allora, io voglio abbracciare. incontrare. Wilma, la suocera, ti rimuovo il commento perché non si parlano di altri youtuber, grazie. Io ho studiato PNL, linguaggio non verbale, ossia linguaggio del corpo. E il linguaggio non verbale anch'io. Su diversi libri l'ho studiato. Lo sapete che parla di un segno che la parola? Quando qualcuno è in silenzio con te da tanto tanto tempo, ti manda un messaggio e tu devi capirlo o no? Bello linguaggio del corpo, anche Chiara vuole incontrare, Luciana ne crede nelle leggi Sì, Marco dell'attrazione. Castiglione, la legge dell'attrazione per me è proprio una legge universale, quella Sì, base, da base. stasera c'ho un mal di schiena E lo sai allucinante. che l'ho avuto anch'io oggi? A Mamma mia. me era dovuto al fatto che... Allora, Paola, Perché una noi gatta a quest'ora con me... Università Scusate, ma una insegniamo gatta che quando sente che come parlo porci troppo... rispetto visivamente ai clienti perché determinati movimenti del corpo danno messaggi precisi. Le braccia conserte, ad esempio, sono simbolo di chiusura. Ma se uno è stanco, fa così. No, scherzo. Sì, è Francesco vero. Calafiore, Davide, ho finito Squid Game. Devo dire che è molto bello, però su certi aspetti mi ha lasciato un po' in aria, sicuramente ci sarà la seconda stagione. Sì. Butterfly, ciao, vi trovo per caso da tanto siete in live. Anche tu, NR, hai 29 minuti. studiato psicologia. Comunque, vedete che la psicologia è la base proprio per poter instaurare rapporti umani Ah, Monica anche, al Superson. di là di quello che uno vuol fare come professione. Ma nei rapporti umani, se non hai la psicologia, puoi andare... Allora, Monica Supersonica, non guardiamo nessuno dei tre, il grande fratello. Quelle casse per me non le Perché c'è vuole. il Grande Fratello Sì. Ha stasera. iniziato dei lavori in casa, Davide, che ma... No, sì, vabbè, ho sistemato con mia moglie la Oh, cabina Adele armadi. Ferrari è tornata. È tornata, Adele. Ti eri smarrita? Sei un assistente sociale. Oh, brava, Ma vedi? chi? Ah no, è NR che è l'assistente sociale.
beh, è una bella professione, io credo, eh. Dipende sotto che punto di vista, è inutile prendere NR, sì, certo dato, però quindi parli con un papabile acquirente, trovi le braccia concerte delle espressioni di una persona che sì, quello lo so, per quello è importante fare, sì, perché se tu sei così No, Andra. davanti a un cliente sembra che gli dici dai, sta su de dos, no? Come diciamo noi. Ambra, una prossima live sarebbe bella con Luciana che ci parla delle nazioni, basi di psicologia. Io sono totalmente. No, io la psicologia più che altro è rivolta verso i bambini, sono molto, cioè è più quella che mi ha sempre interessato, però chiaramente anche nei rapporti umani. Non è male mettere in pratica certe Allora, leggo nozioni. un attimo. Prima Francesco Lafiore, signor Luciana, se ha adorato l'esame di psicologia sociale e di comunità, tutti i meccanismi che innescano condizionamento, conformismo, le influenze, eccetera. Poi Volpe Impagliata dice: Luciana, se non avessi fatto l'insegnante, cosa le sarebbe piaciuto fare come lavoro? In statu de dos. Io no, A te dicono. avrei fatto comunque qualcosa sempre inerente a rapporti con persone, così. Quindi forse anch'io assistente sociale, mi sarebbe piaciuto anche a me questo. Paola, ti ringrazio che ti preoccupi per la mia schiena se devo stare in live, sì. Ma mi è venuto da poco, è porca Mi di sono que. impiccato di Reiki. Sì, c'è una persona che io sono in contatto che è molto brava, una certa Daniela, che ogni tanto manda dei suoi post dove spiega delle cose meravigliose. Daniela Lucchesi, e parla di Reiki in maniera proprio semplice, ma comprensibile, è interessantissimo. Seguitela, secondo me vale la pena di capire qualcosa in più di Reiki. E NR, comunque parla della legge universale dell'attrazione allora dell'universo. NR, io ho Che seguito risponde. le orme di mia madre, anche lei è assistente sociale, bene, Vede, anche molto bene. l'arnica va bene, no, a me No, scusate, arnica, anch'io. Io piuttosto mi prendo un una penicillina, mi antidolorifico. prendo qualcosa di pesante, ma io queste alternative no, non le sopporto. Paola, lo dicevo per te, mi dispiace, stai in live a farci contenti, stai. No, No, non ti Paola, stai preoccupare, guarda, ti tranquilla. ringrazio, però. Allora, Davide, parteciperesti a un reality? No, non mi piacciono i reality. A me piacerebbe scegliere l'ambito oncologico infantile, quindi comunque che ha a che fare con i bambini. E quella è una cosa molto bella. Davide, chiede a Chiara che ti massaggi la schiena con l'arnica. No, 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 no. l'arnica è meglio di no. Io arnica, crema di tigri, come si Lo sai che l'artigiano. anche, come si chiama, quella che si mette in bocca per propoli? Non sapete che a me si gonfiava la lingua a mettere solo un po' di quelle pastigliette di come si chiama, propoli? Ma io preferisco prendermi il miele addirittura, allora. Allora. Tante volte balsamo di Vedi, vedi tigre. Noemi? Bene, cioè male, Che proprio cosa? bene. Mia Che lei gli ha sorella? messo sulle tempie il balsamo di tigre, che è potentissimo e ti ha fatto star male. Allora, io sono del parere che quando si ha un dolore tipo mal di schiena, che si possono fare dei movimenti sbagliati, secondo me un antidolorifico è la cosa migliore. Per dire, mia moglie quando i dolori, la bu dell'acqua calda, che li fa proprio passare. Io se ho un dolore proprio atroce, 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 piglio l'antidolorifico, che sarebbe Loki, o la tachipirina E e. questo personaggio dice, Marco, che tu fai Reiki senza saperlo perché ti curi con le mani. Hai mal di schiena e ti tocchi, ti stai facendo Reiki senza saperlo. Perché Marco Castiglioni spiega?
cosa vuol Butterfly di dire? fare una percorsi nell'anima per riuscire ad autoguarirti con le tue mani, altrimenti devi rivolgerti. Ma secondo me quello delle mani è come fa mia suocera, che te l'appoggia, cioè non è che te l'appoggia, il calore ti fa passare i dolori. Io sinceramente non so neanche di cosa stia Il parlando, balsamo di comunque. tigre è un unguento, come si può dire, una specie di Ma che cosa? il balsamo di tigre, una specie di pomata, non so come dire, no? Che ha questa consistenza molliccia, che una volta che te la spalmi espande un odore nauseabondo poi, questo odore Scusa un di... attimo, perdonami. Allora, volpe impagliata, lo sapete che esiste un mistero irrisolto? Nessuno ha mai visto in Italia un cinese fare benzina, cosa ne pensate? Non è vero. Cosa? Ti posso dire che i cinesi la fanno la benzina in Italia. Cos'è che dici, volpe impagliata? Che i cinesi non fanno benzina in Dove la Italia? fanno? In Cina, perdonami. Dove vanno a Dove farla, la scusa? fanno? Dove costa di meno? Io ti posso assicurare che conosco ancora, gestori di bar, la benzina la fanno. Dato, mi hai visto il funerale di un cinese? No, quello è un mistero, non mi interessa neanche, sinceramente. Perché comunque ci sa, non lo so, guarda, abbiamo Ma tutti. grazie, grazie Patrizia, che mi allunghi la vita, sei molto gentile. Rendi il tesoro a parti. Volpe impagliata, magari non li hai visti tu. Ma Ci sono, ci io ho visto dei sono. cinesi lavorare alle pompe di benzina. Ma secondo te, scusa, Ma stai volpe scherzando? impagliata, te lo dico con io, parlo sempre con rispetto. Ma se un cinese ha la macchina, dove fa la benzina? Se la porta a casa, cioè gliela portano a casa? Io vado con una bustina di Solidamor, calma tutti i dolori e a base di. No, io no, quelle cose lì no. Ma se questa cosa gira su internet, ma non sto. Allora, volpe impagliata. Secondo me, non so se è una tua eresia che stai dicendo, ma secondo me, io maschero da sempre. Luciano ha visto i miei costumi su Instagram e mi piacerebbe Sì. tanto poter andare negli ospedali dove curano i bambini malati per portare loro un Un po' po' di di gioia. gioia, sì. Ma sai che questo lo puoi fare? Naturalmente devi chiedere alla direzione sanitaria che lo volessi fare come volontaria. I cinesi vengono rimpatriati per la cremazione, esatto. Comunque vi dico una cosa, che non possiamo trattare l'argomento Reiki in due battute. Se volete possiamo informarci, eventualmente posso chiedere a questa mia, tra Anche perché non virgolette, so cosa amica sia. Daniela Lucchesi, che ne sa molto, ma molto, lei è di Firenze, e quando c'è un'esperta che può parlare possiamo anche fare domande, ma in questo momento non mi sento né di dire niente Ma perché infatti mi sento io ignorantissima. non rispondo proprio a queste domande, perché se non so non. Posso solamente dire non so l'argomento, quindi cambiamo discorso. Che cosa onestamente in piedi? Beh, c'è Iniziate qualcuno che sta coglioquando fra di loro, giustamente. a. Allora, delle Ferrari con NRE onestamente in piena Come a pandemia, farti sì. carla su Davide, ma Marco Castiglioni, cosa dici? Io comunque parlerò con questa mia amica che è molto Senti, brava. Marco Castiglione, ti saluto perché mi sei ripresa per il culo, dai. Te lo dico proprio onestamente.
Allora, Prossimamente le chiediamo se viene a parlarci lei, perché non possiamo parlare noi così, improvvisare un argomento senza avere un capo e una coda. praticamente adesso NR, ottimo Adele, boh, Esma con Paola. Vabbè, se volete parlate voi ragazzi. Con il Covid purtroppo è diventato più difficile dato, molti bambini sono in condizioni di salute. Ah sì, per il fatto del Covid non lo puoi fare, vero? È vero, è vero. Mi ero dimenticato purtroppo per un secondo il fatto del Covid, la pandemia. Allora, con NR il tempo purtroppo non tutti hanno Non erano disponibile. tutti disposti a lavorare in parte qua. Loro stanno facendo un loro Ma discorso. Adele Ferrari Ok. con NR, cioè se volete parlare scambiatevi gli Instagram perché qua non riesco a capire esatto, Sì, c'è a una serie. un'esperta mi lo chiede, mi pare. E questa cosa la faremo anche presto. Gli ho fatto io, Luciano. Noemi, è molto interessante la Anche riflessologia. quello, sì. Sì, ma un conto è parlare tutti insieme. Un conto che vi fate i fatti vostri e... Sì, è un conto che venga qualcuno a spiegarci e soprattutto che noi siamo interessati a chiedere le cose, Infatti Marco perché se uno Castiglione mi parla saprei e gli altri parlare. parlano d'altro non va bene, eh? Quello che sta succedendo adesso, che vabbè, non si sta parlando di niente di che. Però che le persone parlino per conto loro non è molto educato, Ah, per Chiara sta nulla. bene, grazie. Sì, andavo alle giostre da giovane, mi piacevano, sì. Non tutte, Adele. Chiedo scusa, solo Prego, risposto a una Dele, prego, domanda, prego. ok? Ciao Alessandro, domanda pesante che c'è. Ci richiuderanno il lockdown? Ti dico di no. Anche se mi hanno detto, perché... Per chi guarda il telegiornale, che i contagi stanno aumentando, ma secondo me il lockdown non lo faranno. Secondo me, poi io non sono chi decide, anche i messaggi. Cinesi stanno sparendo. Anche i messaggi cinesi, cosa vuol dire? Massaggi cinesi. Ah, Davide e Luciana siete andati in palestra come forma fisica? No. Io sì, ero andato, poi avevo interrotto per lavoro. NR non è... Adele ho chiesto... NR, se la finisci di parlare con gli altri ignorando noi, bene, se no prendi e saluti. Che cavolo, mi sento preso per il culo così, scusate, eh. No, no, speriamo di no. No, tranquillo, no, tranquilla Noemi. Se adesso succede faranno solo per... No, neanche quello perché non possono farlo, Ambra. Dado, anche secondo me era un troll Marco, ma infatti. Perché non hai risposto alla mia domanda? Prova a ripeterla, Sara Quale Santori. domanda, Sara Santori? Non ho mica sentita Mi è neanch'io. sfuggita o non l'ho letta? Anna, allora ci mancavi tu. Ci mancavi tu. Come ci mancavi, Anna? E tu Davide che lavoro fai? Ma delle giostre, ma guarda, quelle più banali. Ma delle Ferrari l'ho rimossa perché mi è sempre stata, per me era un fake, l'ho bannata, ma non perché mi ha fatto quella domanda, perché
perché era entrata così di proprio una magica sera. Oh, ho trovato una live aperta, ma ascoltate, basta prendere in giro. Ma cos'è il tuo nome e cognome quello, il vero? Gesù d'amore acceso, non ti avrei mai... Sì, hai ragione, Dado. Grazie, Butter, provai. Tanto mia suocera non mi sente, al mio compleanno gli faccio trovare una bella torta di Sant'Anorè. Sì. No, Ah sì, pensi che non abbia sentito? perché non c'è solo. No, aspetta, anche una. Sono da solo. C'era un amplificatore, guarda. Ah, faccio io, non ti preoccupare. Beh, chi è che aveva detto quella frase che è sbannato? Che è la stessa di questo... Vabbè, non ne ha importanza, ragazzi, andiamo avanti. Andiamo avanti, andiamo indietro, andiamo a destra, andiamo a sinistra. Vabbè, Giorgio 2.0 fa niente. Nel senso che scivola tutto addosso. Sembra che stia passando il mal di schiena. Ma sapete perché anche adesso Sì, l'ho sai perché notato? riscrivono? Perché hanno comunque altri fake. Si rifanno i loro profili. No, non sono mai stato in Umbria. Però anche perché io quando faccio le live, anziché stare così dritto, sto sempre piegato. Perché hai bisogno di un paio di occhiali, te l'ho già Che detto. noia, sti haters, hanno tempo da perdere, ma Sì, sì, sì. fa niente ragazzi, fatevi divertire. Hanno tempo da perdere questi fake. Allora, c'è un'app per generare i fake automaticamente. Ma dai, volpe impagliata, Ah, c'è un'app per generare fake automaticamente. Hai capito? non lo sapevo. Neanch'io, grazie, volpe impagliata. Infatti, Paola, Dado, magari metti un cuscino. Ce l'ho il cuscino. Appoggiando con la schiena, magari vicino al cielo. No, 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 ma ce l'ho. Ci vuole calma e sangue freddo, calma. No, ci Allora. vuole, scusate, sapete, ve lo dico io cosa ci vuole, che lui, dopo mangiato, fra 5 minuti, fra un'oretta, non vada fuori a fumare, perché quando esce in queste condizioni, il freddo se lo assorbe e ripassa attraverso le ossa, attraverso tutto, è quello che gli fa male, il freddo. Ma no, Alfredo fa Sì, bene, no, no, questo è il ringiovanisce. freddo che prendi uscendo fuori a fumare. Ah, Diadale, Davide, non c'è un modo per live chiuse, in modo da poter fare entrare solo persone fidate? Ci sarebbe la modalità sugli iscritti, però vedo che non funziona. È bellissima numero e girano sempre il film di Don Matteo. Guarda, grande attore, ma quando fa Don Matteo proprio mi fa scivolare le ginocchia per terra. Esatto Davide, per quello è meglio che ti appoggi al divano, stipa la schiena, ma tranquilli. Poi, mamma mia Dado, mi hai ritirato fuori Luca Dio Divisio ed è subito inizio 2000. Non lo ricordate Luca Divisio? mio. No, chi era? Cantante. No, cosa cantava, scusa? Canzoni italiane. Adesso non me lo ricordo perché
Ah, forse ci vuole calma e sangue freddo, Luca di Risio. Mai sentito. Sì. Calma e sangue freddo. Ci vuole calma e sangue freddo, calma. Sì, è durato da Natale a Santo Stefano. Ambra, ciao Chiara. Ciao a tutti. Sì, ma adesso che fine avrà fatto? Che compaiono e spariscono nel giro di un mese. Era appena cantata, sì, non mi ricordavo, grazie che me l'avete ricordato. Beh, però era... mi piaceva come cantante, cioè, non è che lo seguivo, non ero, però... Posso dirti, forse l'unico fan. No, non ero l'unico fan. Perché ecco perché non ha avuto successo. Perché il tormentone, quando un cantante fa una canzone per radio, qualsiasi canale è, la fanno ascoltare 200.000 volte, come quella, l'ex cassiera dell'Esselunga, come si chiama? Sì, la Giusy Ferrero. Giusy Ferrero che quando... a novembre! Ogni due secondi, qualsiasi stazione, c'era quella. E comunque sai che aveva una bella voce. Però sai che... ma canta ancora, eh? Certo. Ma lei deve ringraziare da una parte le colleghe che hanno mandato la richiesta di... la di... no, la maestra è corta. Sì, di Adada, famosa, ma non che sia... non è che sta cavalcando il successo. Beh, dipende, perché ogni tanto canta con cantanti donne molto famose, quindi prende un po' il piede. È sfumata come la bottiglia di champagne. Vabbè, come... certo, come Patrizia, ma è vero, anche di Risio lì, di come cavolo si chiama, quello che cantava Ci vuole calma e sangue freddo. È nato, è cresciuto, fatto da Natale a Santo Stefano, è durato. Anch'io lo ascoltavo Luciana, però credo veramente abbia sfondato solo alla, con, infatti, solo con calma e sangue freddo, poi basta. Arisa ha una voce stupenda, quando canta sì, ma quando parla no. E anche guardarla è... ma infatti, vabbè, meglio non guardarla. Ragazzi, Volpe Impaiata, siete mai andati a fare shopping all'Outlet di Svizzera? Anche le sorelle Paolo, no? E Chiara, sì. Paolo e Chiara mi piacevano come cantavano, ma anche loro Natale Santo Stefano, diciamo. Mm-hmm. Hanno avuto un po' più di successo, poi basta. Vi ricordate? Dina, ciao, buonasera. Ma questo l'ho fatto io, anzi l'ho fatto. Zero assoluto, ragazzi. Allora, mamma mia, che meraviglia di voce a Risa, tanto diversa da quando parlo normalmente, che spaventa. Infatti, pensa se di notte ti chiede un bicchiere d'acqua. Chi? A Risa. Che è questa? Parlavate di... no, non parlavamo di quello. Grignani a me piaceva tantissimo. Perché dite poverino? Grignani, sì. Grandissimo cantante. Poverino, perché poverino? Forse si è autodistrutto lui, come cantante. Grignani, e come sì. Persona soprattutto. E Alexia pure, ve la ricordate? Sì, cantava in inglese ed era una più famosa Alexia di... Tiro Mancino e Blu Vertigo, sì. Ambrangiolini, ti dirò, è un po'... non sempre, però in certi momenti l'apprezzo moltissimo. Ha carattere in certi momenti. Le tatu mai sentite.
E chi sono? Ma Dina, non so, non so l'inglese. Esma, Michele Zarrino, grandissimo. Con la canzone Una rosa blu, Non l'elefante. solo, ne ha fatti Ne ha tantissimi. fatti un casino. L'equilibrista, Ma mamma quelli mia. sono cantanti, quelli di una volta. Anche i Negrita hanno fatto delle canzoni stupende, negli anni sono spariti. Ma anche Tiziano Ferro faceva di quelle canzoni della Madonna ed è sparito anche lui. Chi? Tiziano Ferro. Massimo No, non Ranieri. è sparito Tiziano Ferro. Massimo Ranieri, Alex Baroni, ma Alex Baroni non era quello morto? Sì, ecco Che è lui. morto in un incidente stradale? Sì, in moto. In moto, sì. Rino Gaetano, non me lo ricordo. Anche lui in un Chi? grande incidente, minoritano. Non lo sapevo, giuro. A me piacciono Quello che tanto. cantava la canzone, ma il cielo è sempre più Ah, blu. anche a me piacciono i Modà un casino. Anch'io sono spariti, però secondo me Ma Checco de perché Modà, mamma Checco deve mia. fare solista e basta. Sì. Cavolo, io ho un male alla caviglia, qualche consiglio, ghiaccio o pomata. Lucio Battisti. Lucio Battisti, Tiziano come? Ferro è famoso e non è sparito, adesso vive in America. Ah, non lo sapevo. Però non canta più, per questo che dico è sparito. Non è Chi? famoso, Tiziano Ferro. Ma è famosissimo Tiziano Ma non Ferro. canta più, quindi non è più famoso. Come non canta più? Eh no, io non lo Sei tu che non sento. lo ascolti. Davide, conosci Gianni Morandi? E chi è che non lo conosce? Retano è un'altra cosa. Rino Gaetano è quello che cantava, che ha avuto un incidente. Era proprio lì lì per diventare ancora più bravo ed ha avuto un incidente stradale. Mino Retano invece era malato, era più anziano però. L'altro era giovane, molto giovane. Rino Gaetano, sì. Allora, Tiziano Ferro è sparito perché si è sposato, però non è più famoso come prima, secondo me. E beh, Mino Retano che ha Ricky scritto una canzone Martin. per Mina che è, aspetta fammi vedere, non mi ricordo più adesso come si chiama, ma una canzone meravigliosa, le canzoni bellissime ha scritto Mino Retano, che tu lo vedevi e ti sembrava quei cantanti così da strapazzo, Vabbè, invece è una bravissima persona, si vede che buonissima. allora, se dite che Tiziano Ferro è famoso, si vede che non, perché non lo ascolto più io. No, in realtà fa ancora canzone ed è ancora molto seguito, non lo sapevo. Come con Ricky Martin, ma stiamo scherzando? È con Ricky Martin, Cristiano Non lo Ferro? so. Cristiano Ferro? Sì. Tiziano Ferro? E ma che l'ho vista convinta, e ho detto boh. Allora, i Pooh mi piacciono, sì. Uomini soli, mamma mia. Sì. Appunto, riempie di stadi, puffa, Davide. No, no, Adesso cosa Davide. c'entro io? Sì, per la mia Tiziano Ferro. popolarità, io quando Tiziano vado a San Ferro, Siro sì. lo svuolo, lo riempio. Sì. Cristiano Ferro, nuovo cantante, è vero. I Modà e Max Pezzali sono scomparsi come cantanti. No, perché sono Max Pezzali, c'è ancora, penso, ma è solista. Non so chi sia veramente, Diadada. Cioè, e chi è che non si vede i puffi? Dai, Francesco. Non l'ho mai sentita la donna del mio amico dei Pooh. Secondo
Secondo me la migliore maniera per fare a Carrà o Loretta Goggi era rimane quella la Carrà, Carrà. secondo me la Per me Carrà. la Carrà. Sì, anche per me. La Carrà era la Carrà, faccio l'anima sua. Beh, Ligabue non mi piace Ligabue. tanto. Come no, Ligabue. Ligabue no, mi piaceva Mamma mia. solo una o due canzoni. A me piaceva tanto Ligabue. A me no. No, forse mi sto confondendo con l'altro. Come si chiama? Non Ligabue, l'altro. Ligabue mi piaceva, l'altro, come si chiama? Quello, un altro cantante tipo anche lui con i capelli lunghi. Mi ricordo. Che vuoi dire? Come si chiama? Litfiba può essere. Piero Pelù, brava Puffa 3, Piero Pelù. Giammina, buonasera, signora Luciana, scusate se sono sparita, ma il vaccino mi aveva messo a KO e poi è andato tutto bene, fa piacere. Insomma, abbiamo Io avuto di tanti, anche qualcuno ha Mirra. gatti. Può dirmi se un gatto sente la mancanza della sua padrona così tanto da miagolare sempre quando non c'è? Sì, è come il cane. Sì, la mia luna No. miagolava quando io sono stata un po' via, vero? Mi pare di sì. Non me lo non Cosa che sono. lei non fa spesso, ma sentiva la mancanza. No, ma come fai a dire che tu detesti la Nannini? C'è una grande voce. Chi? Gianna Nannini Oh, la Nanini non ha toccatemela, fatto un grande successo con Sei nell'anima e lì ti lascio per sempre, mamma mia. ma da subito tutte le cose. Ah, mamma mia, quanto dispiacere per la Carrà, che icona, le sue canzoni non hanno Come tempo. 76 anni la Nanini? No, guardate che ne ha meno, secondo me. Gianna Nannini, no. Non ne ha Non ne ha 76. Ne 76, avrà non dite. 66. Scusate, ha avuto la bimba 10 anni fa, Non dite dai. Non dite eresie. eresie, dai, va. Giorgia, anche lei è brava, Giorgia. A me Giorgia non piace niente, zero. Non mi piace Gianni Morandi ha niente. 76 anni, è nato l'11 dicembre del 44. La miseria, che sei, l'uomo gatto. Mi ricordi l'uomo gatto? Certo, Gianni Morandi sì, può essere di quell'età. A me piace tantissimo la Sì, Nannini, Valchiri, tu. abbiamo visto il mio telefono, ma è un mio telefono che non è il nostro. Se danno via del loro, si arrangiano. Abbiamo bannato. Vedi, dato tu ora hai mal di schiena e ti tocchi, ti sei. Basta questo coso che non so che cos'è. Ha fatto una figlia a 60 anni, la Ma Nannini. va, non ci credo, no, no, è impossibile. Adesso vado a vedere l'età. No, per me la Siamo da Nannini 63 più milioni. di 55 No, anni non secondo ha. me era 50-55. Allora. No. A 67 anni la Nannini? A 50 anni, che cosa ha la volpe impagliata? Ne aveva 50, non 60. Certo. Ma posso dire, quando parlava 67 c'è scritto. 67 io ho trovato che ha. Anche Valchiria dice che c'è scritto 67. 67 non sono 77, primo. 67 vuol dire Dice, che giuro, ha fatto una figlia a 55-60 anni. l'avrà fatta quella, ma non a 70, ecco. Ciao Davide, della. Davide, mio E nessuno compleanno, mi fai gli auguri, nomina sì. l'altra icona. Patti Pravo, a nessuno piace Patti Pravo? Cavoli, Forse qualche canzone. cosa avete perso? Una Patti Pravo, dai. In casa ci deve essere una canzone di Patti Pravo in tutte le case, dai. È come Mina, Patti Pravo. Mana controlla che il gatto mangi e beva in bagno per Benì, dove cavolo è?
Ma ti prego, non piace. Bellina, se vedi qualche comportamento strano, parto dalla forma controllo, è la cosa migliore, perché che è successo? Io sono innamorata di Amanda Lear. No, mamma, come la odio! Ma ti prego, mi fa paura su a guardarla. Perché Amanda Lear... Ma perché non vanno via questi qua, i numeri di queste... Che cosa? Che cerco di nascondere e invece si vedono ancora. Queste brutte facce orribili. Che c'è pure il numero di telefono. Sì, che poi non so neanche di chi sia. Ma si arrangiano. Ma com'è possibile che nessuno piaccia a Patty Pravo? È il colmo dei colmi. È un'icona, Patty Pravo, dai. Ah, mi sa che tutti questi utenti sono molto giovani, non hanno, nessuno raggiunge i 30-40 anni, dai, è possibile. Ultimamente lei non canta, magari, ma le canzoni sue sono una meraviglia. È come un Lucio Battisti, lo conoscete, e non una Patty Pravo, ma dai. De André, sì, mi piace. De André, sì, ma non tuttissimo. Queen, una canzone sola di Queen. Mia Martini, non ce l'ho presente. Mia Martini, dai, non è presente la Martini. Mia Martini. Almeno tu nell'universo. Ah, sì, ok, ce l'ho presente. E se... Fabri se... Fibra, se mi piace. Ma è vero, dai, non è possibile... trascurare cose, cioè mi piace Vasco Rossi e non Patty Pravo, è il colmo dei colmi, secondo me. Mia Martina è un'emozione unica. Pensate che mia... No, Massimiliano, per niente. Beh, Nada, che freddo che fa, ha fatto due o tre canzoni e poi ciao. Appunto, Celentano e Venditti, dove li mettiamo? Ma mettiamoli. Assolutamente no, faccio segno alla croce. Albano, qualche canzone. Dalila, forse una canzone. Certo, Milva non la mettiamo da parte. Ma cosa stai dicendo, povera mia? Battiato, certo. Elisa, sì. Ma io Marco Masini, sì, mi piace tantissimo. Sì, mi piace anche Gali. Ma guarda che anche se c'è il numero non è il nostro, quindi non mi interessa. Stanno dando il loro numero via. Pare che io ho bloccato con quello di mia suocera, quindi... Dando comunque prova a mettere la modalità lenta per la chat, perché è un continuo di gente che spamma numeri. Ma guardate che stiamo bannando sta gente. Infatti, non sta so... Sta schifezza ambulante, sì sì. Allora, si è suicidata mia Martini perché gliene facevano di ogni sorta, che perché dicevano che portava male e stima dei detti.
Anche a me piace l'uomo, a me piace tutto. Patrizia Di Marzio, è vero. Scritta da Vasco Rossi, bellissima, e interpretata da Paola, da Patti Pravo. Anche Rosa Ramazzotti mi piace. Dimmi che non vuoi morire, è una delle canzoni più belle, ultime, messe in circolazione. Brava Paola, che continua. Che provate a sentirla, poi vedrete. Che anche se non la conoscete, no, veramente, come si fa a non ricordare Patti Pravo? Ma come mai non viene cancellata questa brutta essere ignobile? Portami al mare, fammi sognare, dimmi che non vuoi morire. Attimo. Questa è la canzone di Patti Pravo, una delle più belle. Sì, è fastidio questa, hai ragione. Sì, l'ho bannata. Ma non so chi è Dalila. Dalila era una canzone, è una cantante, ma parliamo degli anni proprio miei, quando ero io ragazza, scusate. Dalila però aveva una bella voce. John Lennon no. Quella con Eros e Anastasia è molto bella. John Lennon sì. No. Mamma mia, John Lennon in tutte le salse e le misure. Vero Ambra, Patti Pravo, un'eleganza e classe inarrivabile, bravissima. Sì, Dalida, cos'è che faceva? Era una canzone che cantava un po' in francese e italiano lei, aveva l'accento francese. Anna Oxa non mi piace, posso dirtelo? Mi spiace. Però... Una canzone forse. A me piace tanto un altro cantante. Oh, sentite. A me piace... Sarà alto un soldo e comunque molto, molto... A Banna piace molto la musica Fausto giapponese. Leali. Fausto Leali, non è... Mamma mia, che voce Fausto Leali. Hai capito? A Banna piace molto la musica giapponese. Musica giapponese? Io non la conosco molto. Milli, ricordavo forse anche Milli, accento sulla ultima. Ah, Luciana forse ricorda anche Milli. Sì, Milli, scusa, sarà forse i tempi di mia nonna, perché io non ero già nata da... non ero ancora nata quando c'era Milli. Di calma e gesto, ti piace Luciana Massimo Ranieri? E Massimo Ranieri moltissimo. Un grande cantante. E Fausto Leali, mamma mia, Fausto Leali con quella voce lì, dai. Ti dirò, è alto un soldo, ma sprigiona una... Nilla Pizzi non me la ricordo. Una carica erotica Fausto Leali. Eh? Nilla Pizzi, dicono Paolo, Fabio Concato. Allora, Nilla Pizzi non è mia coetanea, perché è mia nonna, si può dire. Per cui, figuratevi un po', sono nonno io. Michael Jackson, una canzone sola mi è piaciuta. A me basta. Non diceva nulla, Michael Jackson. Solo una, e perché era molto bella e basta. E ancora, sì, anche a me, ancora, di Edoardo De Crescenzo. Qual è? Sì. Ancora tu, io da quella ho capito, sera. Capito, Laura Pausini sì, voce internazionale. Concato no, non lo conosco molto. I ricchi e poveri sì, Banna anche tu, fanatica di anime, dice Paola. Il trio... Lescano, gruppo vecchissimo, non c'era ancora. Io non ero ancora nata, scusate, va bene tutto, ma. Vado a fumare. Sono degli anni 50 io, non degli anni 40. Sono nata alla fine degli anni 40, 48.
ancora più nell'universo. Perché... Ma epoca anni 50-60, ma guarda che lì c'era già Celentano, c'era già Mina, Nila Pizzi era ormai, diciamo, un po' rimossa. Questa bisogna... Sì, questa la segnalo pure, questa vergognosa Simona. Ma... anche vedi, Esma ha imparato la lingua con le canzoni italiane, questo è bellissimo. E mio figlio, ad esempio, l'inglese l'ha imparato attraverso le canzoni inglesi e da lì è diventato una sua seconda lingua dopo. È vero, le canzoni aiutano a imparare la lingua. Sì, il trio Lescano va bene tutto, ma la mia nonna c'era forse quando c'era quel trio lì. Elvis è stato un mito che è stato portato avanti ancora adesso. Francesco, a me piacciono di più i gatti. Però anche il cane, insomma, però più il gatto. Allora, Fiorella m'annoia, mi annoia, annoia, annoia. Non mi piace niente. Non so perché, non mi finisce. Ma non come cantante, proprio come persona. Non mi piace niente. A vederla mi viene la noia proprio. Il trio Lescano era un trio che erano, non so se erano proprio sorelle, che cantavano insieme e questa canzone, viva i tulli, tulli, tulli pani, canzoni proprio che c'era un ritmo ma un senso vero, non c'era un contenuto, quindi parlavano di tulli, tulli pani, ecco. I Maneskin non li conosco, però mi piacciono, mi sono piaciuti. Era stato criticato. Li avevo visti una sera e mi erano piaciuti, però non li conosco. Dovevo da mangiare le bestie. Luna, tu sei sempre affamata, Aspetta che devo preparare anche l'aperitivo. Meno male che cantano le stesse... litania questi. Va bene. Arrivo, sto andando da mangiare le gatte. Vediamo di segnalare questa gentaglia qua. Ma chi è? Questi che mi incitano a dire... Ma eccomi qua ancora, ma che barba. Chiara è di là. Come Dina Pie, cosa stai dicendo? Noi non stavamo parlando, qualcuno aveva accennato, parliamo di Reiki così, e si era detto, quando ci sarà qualche esperto presente ne parleremo, ok? Ti basta? O vuoi un supplemento? Ciao Elena. I miei anni
sono... Ambra, adesso no, non si parla. Si parlerà quando c'è qualche esperto presente, ok? E ne conosciamo, sì. In che senso un supplemento? Dina si chiama. Dina. Dice in che senso un supplemento? Supplemento nel senso, vuoi che te lo rispiego? Che vado avanti tutta la sera a dirti la stessa cosa? Io no, non ho voglia di ripetermi, ok? Accontentati. I gatti, Luna e Yumi si chiamano. Sì, Luna e Yumi, le sorelline. Giamina, a me facevano ridere i cugini campagna con comunque, quei capelli. Comunque uno di loro ha una voce strepitosa, eh? Vero? Quella voce acuta che veniva fuori con una meraviglia. Dato comunque bisogna capire come fare per gestire questi nick fake perché rendono eccetera indigibili. E quello è vero, eh? Buonanotte Francesca. A me piaceva molto Pavarotti, ma no. Allora, Davide, hanno fatto un video e hanno detto che Yumi e Luna sono... Brava, che l'hai segnalato. Ma non sanno più cosa inventare. Addirittura sulle gatte dicono delle cose, ma pensa a te. Sì, purtroppo non è sempre fake. Aspetta, perché questa qua... Sì, è stata bannata Bullpen Pagna. Ma perché, scusa, Valchire, me lo chiedi? Se l'hai visto, basta, no? Perché dici A, B, C, ma dimmi. Chiedevo, ma non avevo visto che c'è Chiara. Ciao Manu. Sì, Bana, guarda che dopo che fai, si fanno questi interventi, i gatti... Ah, è vero, hai ragione, Valchire, ti chiedo scusa perché non, voi non vedete che è stato bannato. Dato comunque che avete combinato oggi, ho visto il video assaggi di Halloween super sfizioso. Ma oggi abbiamo sistemato la cabina armadio, l'armadio di mia suocera e domani si va avanti. Valchira, ti devo chiedere scusa perché voi non vedete. Sì, mo amore, perché Paola ha il Primark a gusto. Ma Paola, mi spiace, poverina. Devi, Paola, ma dai. Devi, sì. Anzi. Dai, anzi, dai. Si abbandoni. No, comunque devo dire che certe cose che ha preso da Primark oggi sono rimaste a bocca aperta. Non sono poi così orribili, eh? Ti inizia a piacere? No, non mi comincia proprio a piacere. Però alcune cosucce si salvano. Ma se tu vai, se tu vai, faresti un giro, troveresti secondo me cose che capi che ti piacerebbero. Ma io il fatto che non c'ho neanche bisogno di comprarmi capi nuovi... C'ho abbastanza. Sto dicendo, non so perché nell'aria sento profumo di brodo. Sento... No, sei ormai sto sentendo un profumo di sei brodo. Sei condizionato a certe cose che puoi mangiare e senti solo quel odore. Sto sentendo, giuro.
Un gradevole odorino, saporino di brodo. Dai, stasera ci alziamo di nascosto a bere un po' di brodino. Cioè, che biscotti, cosa dici? Ci stiamo rieducando, capito? Oh, lo sento, sentire l'odorino di brodo. È vero, lo sento senti? Anch'io. Ma chi è che sta cucinando? C'è qualcuno che sta facendo il brodo. C'è qualcuno che sta preparando la schiscetta per domani. La signora del piano di sopra, forse. Oh, si sente brodo, ragazzi, non sono... Brodo, non di pollo. Mi sembra brodo di verdura. Oh, quasi, è comunque buono il brodo, ragazzi. Io una volta me lo bevevo così. Adesso se lo vede anche di notte. No, però, guarda che il brodo è buonissimo da bere. Ma quale brodo? Di quale brodo parli? Brodo con semplice dado. Vegetale, quello lì normale. Allora, vediamo che mi sto ricordando che devo prendere una medicina. Bravo. Per dormire. Meno male. Ma non so quale vicina sia. Stasera ho cenato con i tortellini in brodo. Mamma mia. E quelli li vorrei anch'io, domani magari. Il pancotto cos'è? Che buono il pancotto. È un po' come il semolino il pancotto, capito? Ci metti il pane. Mia nonna vuole il pancotto. Che buono, che però pancotto. Mi pare che glielo faceva mio padre, perché non... Il pancotto cos'è? Pane e... Perché ridi, scusa? No, lasciami andare giù la medicina perché sennò mi strozzo. Perché ci vuole il pane? Sì. E come che si fa? Sì, ci vuole il pane, tipo quello raffermo. Poi lo butti. Ah, ma sai che in Toscana mangiano la pappa col pomodoro, che praticamente sarà il pane raffermo e con l'aggiunta di sugo. Bravo, amore. Brodo. No, ma il pancotto veramente lo faceva mio padre, la mia povera nonnina. Ma come prova si fa? A chiedere a qualcuno se conosce la ricetta del pancotto. Vado a bussare la vicina. Che ore sono? Mezzanotte passa, credo. No, basta brodo, anche se brodo non fa ingrassare, però non va bene. Il pancotto. No, questo è il colmo. Anche te dire che stavamo parlando di quello, basta, Cos'è? Chiara, ma dove le prendono le foto? Boh. Quali foto? Degli utenti. Il pancreas è una cosa. Il pancarello conosco anch'io. Il pancotto è proprio una specie di minestra. Una minestra che non fa... Fatto. A Natale ho fatto il brodo di capone. Ricetta emiliana. Si fa il giorno prima, si mette in frigo e si grassa con la... Si grumarola il giorno dopo. Ma cos'è, com'è che lo fai il brodo di capone? E beh, col capone. Però sai che io il brodo con... Allora, Jamila diceva, praticamente mia nonna tagliava il pane a cubetti, nel frattempo faceva andare il brodo, poi lo faceva cuocere e mettere il formaggio. Il pan bolletto, il pan brioche, il panettone. Il panettone. Per il pancotto? Il panettone, panettone. Chi è? Chi è questa persona? Christopher Suma. No, è bello che è stato un po' che ha detto il pan bauletto, il pan brioche, il panettone. Ci vorrebbe... No, ma ce l'abbiamo un panettone là sopra. No, quello è pandoro. Ah, no, quello è panettone. Panettone, pandorino. Pandoro. Pandoro e la tortella... Pistacchio. Al cioccolato. Pistacchio. Al pistacchio. Sì, ne abbiamo presi due. Una l'abbiamo data alla Sharon. Il dado fa ingrassare, l'ho usato con parsimonia. Io direi che proprio manco usato. Allora io non mi presento più perché il mio soprannome è Dado, vi faccio ingrassare. Che battutaccia. Quando brodo dici con brodo con dado, mi immagino te Dado in una vasca piena di brodo che ti fa il bagno. Ma vedi te... E poi noi ce lo mangiamo. Davide, come sempre, si parla del cibo, argomento preferito nelle tue live. Ah, beh, dai.
Che regali volete per Natale? Ah, io voglio... Non saprei, sai, te lo giuro. In questo momento non saprei. Io vorrei avere delle voglie che non ho. Non so perché, ma non ho nessun desiderio io per Natale. Non dico che ho tutto, anzi, mi manca tutto. Ma non saprei cosa chiedere. Potrei chiedere... Anche a me gli spaghetti, mamma mia. Gli spaghetti è la pasta che preferisco io. Anche io, la mia preferita. Sì, sì, lo spaghetto. Poi i fusilli, anche mi piacciono a me. E no, Ambra, che si divori mezza pirofila di tiramisù non va bene. Io già ho comprato un mini pandoro, il panettone, lo mangio solo con l'uvetta, no, non mi piace. Brava Chiara che ha attivato la modalità niente. Scusa, dobbiamo parlare solo del pancotto. Allora. Giamila dice, e basta parlare del cibo. E di pancotto sì. Brava amore che hai cambiato il titolo. Ah, e che titolo c'è adesso? Non lo so, sarà cambiato. Io una bella cesta di prodotti gastronomici. Ah, tu vuoi questo per Natale, una bella cesta di prodotti gastronomici. Ma neanche tanto. Io ho paura del... Siete psicopatici, ho messo. Bravo. Ah, quello è il titolo. Io ho paura di sfondarmi al mio compleanno, a Natale, a Capodanno. Tu vuoi un PC nuovo, Vanna? Insisti che l'avrai, vedrai. Ah, di Adana sembrano dei codici fiscali i titoli così. Però bisogna farli. Bisogna farli. Io sono amante del salato e qualsiasi ora, anche di mattino. No, io il salato, al mattino no. L'acqua cotta si chiama, la pappa col pomodoro. E dicono che è una cosa buonissima. Sto male, Chiara, titolo assolutamente perfetto per i pazzi che girano in questa chat, esatto. Ma senti cosa dice Patrizia, cosa si mette dentro nel pancotto. E dov'è Patrizia? Patrizia Di Marzo dice pancotto. Pancotto con pane da smaltire in brodo, si mette patate, cipolle, aglio, coste e bietoli. Finocchietto selvatico, verdure di foglia verde, poi pane vecchio e si mette olio extravergine. Ma mio padre non faceva così il pancotto. E beh, sai, io... lo faceva alla veloce, boh. Giulia, ciao, vi scrivo per aggiornarvi che non ho ancora partorito. Avevo la scadenza ieri, a questo punto spero nasca dal 3 in poi e non per i morti. E vabbè, oh. Il problema è che io faccio il compleanno nello stesso periodo del Natale, quindi mi fanno sempre un solo regalo. E beh, è giusto, dai. Sono buoni anche gli spaghetti col tonno, sì. Ma a me piacciono anche in bianco, eh. Io che gli cosa? Spaghetti li mangio in tutte le sì, salse, sì, aglio, sì. Olio, peperoncino, sì. Al ragù, in bianco. Sì. Col tonno, gli spaghetti col pesto, spaghetti sì. Al pesto, sì, il mio fidanzato fa il compleanno proprio per i morti, e vabbè, non c'è nulla di male, dai. Quindi domani, io con la salsa li mangio gli spaghetti. E va calda, in altre parti della Toscana chiamano cecina, poi vado i pomodorini, i taglierini, nei fagioli, e altri privatezze. Anch'io altri. Con gli spaghetti alla carbonara, anch'io con un po' di burro e grande. Cacio e pepe, anche a me piace cacio e pepe, sì. Ti piace la pasta ripiena? E com'è la pasta ripiena? Infatti. La pasta ripiena è la pasta al forno, credo. Dovrebbe no? Essere, la pasta come la o farei tipo il cannoli. Anche con il burro. Come la farei chi canna gesso? Ad esempio il burro fa malissimo. Sì, ma se ne metti un cicinino. E beh, un cicinino oggi e domani associa tutto l'anno e vedi che male. Il burro è meglio evitarlo, eh.
No, teoricamente era, allora, la festa dei morti l'hanno tolta, perché prima c'era la festa di santi e dei morti, poi non so perché hanno, certo che mi piace l'insalata. C'era una ricetta che mi ha fatto, che mi fa mia nuora, che è buonissima, fatta con anche i, come si chiamano quelle cose lì siciliane, che i capperi. Non mi piacciono. Come mi fanno impazzire i capperi invece a me, mamma mia. Capperi, tonno e aglio. Ragazzi, era una cosa strepitosa il gusto. Sì, il tonno piace tanto a Chiara, molto. È l'unico pesce che lei mangia, il tonno. Quello in scatola, però, pensate un po'. Comunque, Andrea Valerio, auguri per il tuo fidanzato, perché siamo già a domani. Eh sì. Senti, tempo de zitire, ecco, sarebbe tempo. Stavo facendo io, così ha fatto Chiara. Il pesce fresco è buonissimo, sì. Però ti dirò che la Findus, anche quelle scatole, è buono, eh. Delle rape, se le abbiamo, le cime di rape. È un po' come le orecchiette, no? Con le cime di rapa, quei buone che sono. Io ne ho mangiate con le cime di rapa, ma con gli spaghetti, credimi. Io preferisco le orecchiette. Io preferisco tutte e due. No, sono. Con gli spaghetti non li avevo mangiati, le cime di rapa? No, sempre con le orecchiette. Provane anche con gli spaghetti. Sono veramente molto, molto buone. Le orecchiette devono essere, secondo me, fresche. Oh, Chiara! Io domani voglio fare la torta di mele. Ma pensa a te, proprio domani, con intenzione di abolire la dieta per un giorno, domani. Come mai? Hai scelto... Ho scelto domani e lei guarda che combinazione, fa la torta. Oh, oh. Io domani tre belle orate le farò grigliate al forno. Cavoli, Patrizia, beata te. Una, due, tre. Sì. Buona torta di mele, Chiara, quasi quasi la faccio anch'io. E poi il tuo fidanzato poi si lamenta che lo fai ingrassare, eh? Paola, tieni a bada la linea per lui. Allora, per un problema legato all'intestino mangio e a volte anche molto, ma non prendo nemmeno un chilo. Prima potevo mangiarmi anche due piatti di pasta, ma era troppo, anche uno, sempre a causa intestino. Mi dispiace. I spaghetti all'assassina, come sono, Noemi? Mette sempre il titolo orribile. Ma io vorrei non sapere. Leggere, no, non leggere. No, non so, ma volevo rispondere a questo. Non devi, no, non devi. Inutile. Passando dal suo stomaco, cara Paola. Allora è fatta. Giulia, domani io trippa, rimaniamo leggeri. Sì, con la sì trippa. Proprio leggeri, cara. Sì. Io ho insegnato al mio ragazzo che è americano a fare la pizza, brava. Una cosa che mangerei io ogni giorno, carne cruda, olio e limone. E guarda che non ti fa bene. È buona però, eh. Sì, ma non può far bene la tutti i giorni. La carne trita, eh. La carne cruda. No, io parlo di carne trita invece. A me le lumache, a me piacciono le lumachine di mare, le lumache non le ho mai mangiate. Io neanch'io, la lumaca non l'ho mai mangiata. Ma quelle di mare sono buonissime.
Io pizzo fuori Luciana e le ricordo che deve tenersi libera perché mi serve la G... Cos'è? Paola, va bene, prometto che mi darò da fare e voi cos'è però che non andate serve? Troppo in là, un'agitatrice di piazze, che do un po' la scossa, dai. Muoviamoci a ballare. Quando io e Luca ci sposiamo, così viene a portare tutte le persone in pista. Ah! Cosa sono quelle grosse di terra? Crastuna. Ma sono dai. Le... Ma hanno un altro nome le lumache. Quelle... Le... Com'è che si chiamano? Valchiria, hai il ferro zerato, ti do io un consiglio, perché io ho avuto un periodo che ho dovuto fare trasfusioni perché ero sotto. Allora, vongole. Le vongole ti rialzano subito l'emoglobina e il ferro. Poi lenticchie, molto meglio degli spinaci per il ferro. Carne di cavallo. Io ti dico che a me è disgusta. Carne di cavallo. Certo. Queste alternative sono buone e ti aiutano subito a recuperare il ferro. O subito. Solo un po' di ferro. Vongole, mangia le vongole e torni in pista. Le vongole poi sono talmente buone che sono come le ciliegie anche quelle. Eppure le lenticchie, eh? Le lenticchie sono meglio della carne, per chi è anemico. Sì, se non ti piace la carne di cavallo... Bene ragazzuoli. Ma difatti anch'io avevo problemi per questa cosa qua, ma sai perché io ho avuto un virus e per quello che il ferro mi andava a pallino e cosa succedeva? Con quelle cose lì io mi sono salvata. Bene ragazzi, io chiudo perché ho un mal di schiena atroce, ci vediamo alla prossima, buonanotte a tutti, ciao ragazzi e ragazze, ciao. Ciao.